Oggi cerco il tuo volto, Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Oggi, 1° novembre, festa di tutti i santi, accogliamo il Vangelo e lasciamo che la sua parola ci indichi quanto lo Spirito Santo ci vuole dire al nostro cuore. Matteo 5, 1, 12a. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Amen». Oggi, fratelli e sorelle, il Vangelo e il Signore Gesù ci parlano di santità in un modo nuovo. È un discorso fatto 2000 anni fa che dobbiamo integrare oggi nella nostra vita, perché molto spesso viviamo delle schizofrenie riguardo al concetto di santità. Separiamo, ed è giusto, la Chiesa terrestre e la Chiesa celeste. E va bene, noi che siamo sulla terra in attesa di andare nel regno dei cieli e coloro che già sono alla presenza di Dio. Gesù oggi, attraverso il Vangelo di Matteo, il discorso sulla montagna, le beatitudini, che è venuto a dare come una nuova legge, Gesù indica il cammino per noi qui oggi presenti. Quindi quanto è importante rivivere il concetto di santità, anche se a me non piace questa espressione. È importante vivere l'essere santi nella nostra vita quotidiana. È vero che noi ci ispiriamo a coloro che sono venuti prima di noi, dei quali parliamo molto bene e soprattutto vediamo gesta eroiche che hanno fatto nella fede, in virtù dello Spirito Santo. Ma se guardassimo soltanto alla Chiesa celeste, dei santi in Dio, quasi ci verrebbe da scoraggiarci. Io non sarò mai così, non ce la farò mai. Io sono molto diverso, ho molte difficoltà, ho molti limiti, fragilità, difetti, vizi. Non sarò mai santo. Questa è la logica del mondo. Ma Gesù, con questa bellissima carta delle beatitudini, che sono i nuovi comandamenti di Dio, noi comprendiamo che possiamo essere santi. Quanto è importante conoscere il significato originario di santità, che in ebraico significa separato, non significa perfetto, immacolato, che non sbagliano mai, ma santità per il Vangelo di Gesù Cristo significa beatitudine, significa vivere la condizione in cui oggi noi siamo in rendimento di grazie.
siamo poveri, e poveri, attenzione, non è il significato materiale, carnale di indigenti, non avere nulla. Poveri significa che ci sentiamo in atteggiamento di bisogno dell'aiuto di Dio. Da soli non possiamo andare avanti. Riguardiamo tutto l'Antico Testamento. Come il popolo di Israele viveva la relazione con Dio. E i poveri di Yahweh non sono coloro che non hanno nulla, ma quella categoria di persone che hanno trovato in Dio la propria ricchezza, il proprio rifugio. Ecco il concetto di santità: beato tu che oggi sei povero in spirito, stai ricercando Dio con tutte le situazioni negative della tua vita, perché il regno dei cieli è tuo. Beato te che sei nel pianto per tante condizioni, situazioni che hai causato tu oppure qualcuno le ha fatte e ora piangi, beato te, perché sarai consolato. Beato te che cerchi di essere mite in mezzo a uno sconvolgimento di tensioni nel mondo, perché erediterai la terra del cielo. Beato te che hai fame e sete della giustizia e non vivi questa giustizia perché ci sono condizioni nel mondo, nella tua vita, nella società che non ti fanno avere ciò che è giusto per te, perché tu sarai saziato. Beato tu che cerchi di avere misericordia nella tua vita, in tante condizioni in cui non sei accolto, non sei capito e sei respinto, perché tu stesso troverai misericordia. Beato tu che cerchi di essere puro, di non essere ipocrita, ma semplice, molto spesso non sei capito, tu vedrai Dio. Beato tu se sei perseguitato per il Vangelo, perché hai scelto uno stile di vita e vedi che tutti sono i tuoi nemici. Nessuno ti comprende, ti accoglie. Nessuno è dalla tua parte, perché tu hai scelto Cristo di camminare nella sua via. Beato tu se sei perseguitato, insultato per il regno dei cieli, perché Dio è con te. La tua ricompensa è grande nei cieli. Gioisci. Ecco la gioia. Non frutto di una situazione di condizione mia, di benestanza, di salute, o che tutto mi va bene, ma frutto invece di una sequela aderente al Vangelo di Cristo. Fratelli e sorelle, noi siamo santi quando seguiamo Gesù. Nella prova, nell'angoscia, nelle difficoltà, noi siamo santi. Quindi, fratelli e sorelle, con grande gioia oggi accogliamo questa parola e le diciamo: vieni, Signore Gesù. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di sperimentare che tu sei nella nostra vita, che tu sei vivo, che tu sei un Dio grande, che innalza gli umili, abbassa i superbi. Oggi, oh Signore, veniamo a te per fare una nuova esperienza. Oggi veniamo a te per incontrarti in queste parole che tu hai detto e donaci di essere santi come tu sei santo. Donaci di avere davvero un cuore puro, un cuore misericordioso. Noi invochiamo il tuo Spirito Santo per vivere le nostre condizioni in rendimento di grazie. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è davvero bellissimo. Oggi cerco il tuo volto, Signore. Questa è la beatitudine che viene dal Salmo che ci propone oggi la liturgia 23-24, ecco la generazione che cerca il tuo volto, oh Signore. Noi cerchiamo il suo volto e saremo beati e saremo santi. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto.
da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.